Che brutta musica la camera di Dorongo. Cioè, no, c'è una brutta musica. Si fermò. Via. Via. Aiuto. Fiore bombe. Ecco. Oh, finalmente potremo entrare. Caverna dei Dodongo. Cioè, sembra che ci sia silenzio. Sembra che non ci sia colonna sonora. In verità c'è, però è bruttissima. Fate solo cadere. No, guarda, stavo pensando di nuotarci dentro. Ma Navi, ma che razza di consigli dai, va bene che. Ok, però cavoli, non c'è bisogno di dirlo. Allora, evitiamo questi cosi che sono vulnerabili solo alle bombe. Infatti, adesso qui c'è un altro. Posto. Ho ottenuto quello che si merita. Però qui mi serve un altro fiore bomba. Dobbiamo andare da entrambe le parti perché dobbiamo andare in centro dove c'era quel nome teschio di Dodongo. Cioè quel nome teschio che sembra quello di un Dodongo. Beh, questo è un dungeon, anche questo probabilmente che mi serve un pick up, non è tanto difficile per fortuna. Però se avete bisogno d'aiuto, la pietra Sheikah a casa di Link ce l'ha, ce l'aveva aiuto. Cioè, tranquilli che in Zelda ti danno gli aiuti. Perché a volte ci sono dei rompicapi veramente difficili, cose che io sono dovuta andare a vedere dei video perché non ci arrivavo proprio. Allora, aspettate. Ah! Aiuto, il tablet è caduto! Aspettate un secondo. Bene, 1 minuto 54 e già il tablet è caduto. Bene, cominciamo questo dungeon da Dio. Allora, adesso qui c'è tipo il primo rompicapo, no? Stavo dicendo, in Zelda ci sono dei rompicapi a volte veramente difficili. E per questo appunto, avete la pietra Sheikah, la casa di Link, con cui potete vedere dei filmati di aiuto. Ci sono anche per i boss. Però qui devi stare ferma. Devi stare ferma. Fermo. Credo di avercela fatta. Allora, questo qui è un pulsante che se tipo ci andavo sopra e poi mi toglievo, quello blu si chiudeva. Dei pipistrelli. Allora, devo fare attenzione, perché il mio scudo è di legno e se mi tocca tipo la bestia di fuoco mi si distrugge. Oddio, salve. Oh no, le lucertole. Le lucertole sono ben cattive, eh. Quando vi saltano dietro bisogna colpirle. Vabbè, devo colpire lui adesso. Scusatemi, eh. Vieni qui. Scusatemi, però devo stare attenta a quando faccio così. Ok. Oh, uno è andato. Non mi danno i cuori, cacchio. Sono. No, c'ho un cuore e mezzo. Cioè, c'ho un cuore più un mezzo. Quindi serve un cuore e mezzo, giusto? Datemi dei cuori. Oh, rupie. Vabbè, fa lo stesso. Tanto ho un massimo. Il mio massimo di rupie è 99. Cioè, oltre 99 non ci arrivo. Oh, cuori, grazie. Oh, sono arrivata a 3 cuori e mezzo. Ma qui serve una bomba. Lì ci sono dei Dodongo. Questo mi pare che è un extra. Oh, questo è. Sì, un extra alla fine. Basta, Ito, se mi risparmi ti venderò dei rami d'eco a prezzo speciale. Facciamo 15 rupie, un ramo. Non ci penso nemmeno. Svignatela, svignatela. Ma col cavolo che io mi prendo un ramo d'eco con 15 rupie, madonna, preferisco andare a spaccare le piante e prenderlo da solo. Da sola. Allora, per coprire il dodongo devo coprire la coda. Ecco, quando. Ecco, poi mi devo parare perché fa la cosa con la coda. Ah, è morto, ok.
Ah, già, ed esplodono. Sul tablet comincia a dare dei problemi, eh. Cuore! Oh, c'ho tutta la vita. Allora, adesso qui dobbiamo fare una cosa. Dobbiamo accendere tutte le torce. Non ho tempo per te adesso, Dodongo. Devo accendere le torce qui. Ok. Vabbè, lasciamo stare sti Dodongo, va. Se la cerca allora in verità, però ok. Oh, qui c'è un pulsante che ci serve per appunto aprire di là. Andiamo di qua. Madonna. Per un pelo. Per un pelo. Non cadevo. Volevo, ho fatto una cosa terribile. Ok. Allora, questa cosa qui, la prima volta sono dovuto per forza veramente andarmi a vedere la pietra shake perché non l'avevo capito. Allora, intanto qua dobbiamo metterla qui. E poi qua dobbiamo metterne un altro. Dobbiamo metterne un altro perché così esplodono tutti. Cioè, fidatevi, io la prima volta sono dovuto andarmi a vedere. Sono dovuto andarmi a vedere per questa cosa. Molto intelligente sono, si capisce. Bene, adesso potremo andare qui sopra. Vabbè, tutte le volte fanno un casino del genere, chissà che fatica. Sento un'arachnula. No, non volevo fare questo. Volevo solo... Non la vedo. Le arachnule servono per spezzare la maledizione dei ragni comunque, così non appaiono più brutti. Ah, eccoli, vedi. Ah, vedi, no. Ah, posso salire anch'io. Ah, ok. No, perché ho scoperto che devo prenderle tutte le arachnule. Quindi... Quante ne ha queste arachnule? Tre. Oh, cazzo, mi pare anche di... Mi sa di averne lasciata una nel raggio di De... della Brodecu. Scusate, un giorno ci ritornerò. Ah, questo... Ecco, questi se mi toccano lo scudo si spacca. No, non è più lo scudo. Niente, l'hanno preso. Va bene, allora ci faremo il resto del dungeon senza scudo. Che palle! Allora, cosa devo fare qua? Ah, sì, devo spostare una scala, una statua. Una scala, sì, certo. Devo salire sulla scala, io. Io ci devo salire sulle scale. Grazie. Ok. Qui c'è un ponte. Passiamo, passiamo. Olè! Che salti! Ma fa bene te con lo scudo, madonna, odiosi, mentre spacca lo scudo, siete degli odiosi. Siete degli odiosi. Cazzo, questo non è un bel posto, eh. Questo qui se mi vede... Non si può mai sapere cosa... Sì, poi mi ha le pregate dritto davanti. Taglia! Allora. Devo salire. Sali! Ok. Non mi piace qui, non mi piace, è troppo stretto per i miei gusti. Allora. Ah! Aiuto! Si stava rompendo la visuale. Oh, 20 rupie, peccato che sono al massimo della nostra vita ambiente, praticamente. Ok, madonna la mia, da maestra. Posto. Passa di qui. Ok, preso. Passa
Passa, passa, passa perché ritorni fuoco. Via, allontanati. Madonna, tre cuori. Ancora, sono tornati sti due. Ma vedi te se li devo affrontare questi senza lo scudo? Ho perso mezzo cuore. Già. Ma dai, fammi. Dai, c'ho ancora due cuori. Ah, posso fargli male con la fionda. Ah, ma che ne sapevo io che posso fargli male con... Ma dai, l'ho scoperto adesso. Se altro sono passati 11 minuti, vabbè dai, ce la stiamo cavando, eh. Perché... Allora. Madonna che mira. Adesso qui. Veloce, 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 perché ritorni il fuoco qua. Che perda lo scudo. Aiuto. Oh, c'è uno scrigno grosso. Questo vuol dire che c'è qualcosa di utile. E c'è anche la musichetta, ovviamente. Allora, ho trovato lo scrigno. E c'è la musica, la classica. Che c'è per tutti gli scrigni. Vuol dire che è utile. Sacca portabombe. No, un portabombe. Una sacca di pura pelle di dodongo con 20 bombe. Va bene. Allora, sai che faccio io? Oggetti. La metto. A posto del ramo d'Eku. Lo uso co e così lo attivo con X. Ok, andiamo di qua. Voglio leggere. Quanti dodongo gigante vedrà rosso la via si aprirà. Allora, ora che hai premuto con l'interruttore, la piattaforma mobile salirà fino al secondo piano. Questo ci tornerà sicuramente utile. Vabbè, a parte il fatto che adesso non devo scendere, devo far, appunto, far vedere rosso a questo dodongo gigante. Per farlo, come si fa, ragazzi? Qui ho dovuto guardare la shaker per riuscirci. Devo prendere le bombe. Eh no, dove farle cadere in teoria, non farle qua. Dovrei mettermi sull'orlo. Così. Ecco, vedete, un occhio vede rosso adesso e l'altro. Lo sta per vedere adesso. Boh! Oh, ecco, visto? Cioè, alla fine sta roba non è stato difficile. E io ho dovuto, adesso ho dovuto andarmi a vedere la guida apposta. Cioè, io non ve lo nascondo, io non mica ve lo nascondo se... io mica ve lo nascondo se ho guardato la guida o meno, perché alla fine... Madonna, quanto sono cogliona. Presto, via, 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 stavo per morire. C'ho un cuore. No, Dio Signore. E c'è anche batteria scarica, bene. C'è anche il Nintendo con la batteria scarica. Tacca. Posto. Povero Link, è stanco morto. Perché sta morendo. Quando muore, muore sempre che appunto è stanco morto, appunto. Comunque, ecco cosa c'è qui che non ho guardato. Allora, sperando di trovare un c'è solo una pietra inutile. Vi dice l'ora, sì, però adesso non mi trovo tanto, non trovo tanto utile dover sapere l'ora. Adesso entriamo qui dentro e spero di trovare dei cuori più presto perché con un solo cuore. Non vorrei tanto ritornare qui da farmi, di fare tutta la piana e arrivare fin qua. No, tanta voglia, eh. Allora adesso dobbiamo mettere. Qui c'è un blocco a tempo appunto che se mi tocca ancora sono morta.
Via, 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 via. Se mi tocca sono morta. Allora, stavo dicendo, dobbiamo far cadere, c'è un blocco là in alto, dobbiamo farlo cadere, perché così. Faremo un game over, lo sento, lo sento. Ma me lo cerco pure il game over, ma fammi. Cuori! Grazie a Dio. Oh, sono tornata a mancare solo di un cuore e mezzo, perfetto. Madonna. Madonna, che ansia quando non... quando sono un cuore, veramente c'ho un'ansia. Ah, oh, si è rotto, ok, perfetto. Vediamo cosa c'è qui. Aia. Oh, oddio, questo qua. Oddio, una falsa statua. Devo stordirlo. Poi via, via, via. Muore Arachnula. Preso. Oh, lei. Vabbè, rimettiamo la nostra fionda. Adesso c'ho un cuore e mezzo, vabbè, forse so. Adesso c'ho un cuore. Scappa, 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 scappa. Allora, qui dentro mi pare che c'è una cosa molto utile. Oh, grazie, grazie, fatina, grazie. Ecco, una fatina rossa che ridà la vita. Non si trova molto spesso in giro, eh. Quindi quando mai avremo... Che... Il bello è che da quel che so, queste fatine, da quel che mi ricordo, si possono tenere da conto mettendole in un'ampolla che al momento non ho, quindi... Come fa a rimanere ancora su questo coso? Come faccio a rimanere ancora su? Ti sta bene, bastarda. Ok, adesso spiego così. Devo farla entrare nel buco. Boh! Oh, perfetto, adesso possiamo andare avanti dove c'è il boss! E dobbiamo scendere qui con una bomba, come vedete. Qui me ne dà una scorta. Che poi sono arrivata al massimo di bombe, quindi. In totale sono 20 bombe posso tenere. Adesso la lasciamo qua. Molto bene, andiamo giù ad affrontare il boss. Come ho fatto a non farmi male, incredibile. Salve. Salve. Ho disturbato il suo pisolino pomeridiano. Megadodongo, dinosauro degli inferi. E la Madonna. Oh, allora, il nostro secondo boss. Che bello. Allora, per distruggerlo, devo, ma che magari, se magari anche me lo facesse, dobbiamo tirare una bomba in bocca e poi colpirlo. Aia, 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 aia. E poi evitare di farci colpire quando, appunto, come vedete, rotola. Adesso devo aspettare che torni qua perché tanto fa tutto. Devo andargli vicino quando mi sta per tirare la palla di fuoco. E no, era troppo tardi. Devo mettere qua. Bello che per fortuna c'erano i suoi bomba qui nel caso non avessi le bombe, capito? No, come torno indietro? Questa è nuova. Oh, adesso devo...
No, proprio non appena arriva devo fargli a malingoia. Non appena arriva, devo andare, però non appena sta caricando devo andare vicino. Perché altrimenti quando carica al massimo non lo fa. Mangia, mangia! Che ti fai male lo solo. Tra l'altro il dinosauro degli inferi però si fa male lo stesso. Si fa male, ecco, però si fa male mangiando bombe. Ok, ti sono arrivati ancora? Mangia, mangia, mangia! Ancora? Dovrei mancare un altro colpo. Allora, metto qui a lato. Dovrebbe mancare ancora un colpo, da quel che ricordo. Quattro colpi. Mangia, mangia! Sì! Quattro colpi per sconfiggere, ragazzi. Guardate, come vedete, rotola. Come un dong, appunto. Vorrei rimettere quello di rospetto, ho preso spunto da questo. Ciao ciao, Megadodongo. 21 minuti anche qui per fare questo daggio. Beh, dai, meno dell'altra volta. Tra l'altro ho impiegato 22 minuti. Porta cuori, prendo assolutamente. Oh, e adesso abbiamo 5 cuori. Che bello. Tra l'altro ci sono anche dei cuori extra, se posso tenere, solo che io non sono mai riuscito a tenere i punti, cioè non riuscivo mai ad arrivare nei posti giusti. Non riuscivo mai ad arrivarci. Oh, finalmente abbiamo liberato la caverna. Adesso dov'è il mio premio, signori? Oh, aiuto! Ci stava per prendere in pieno. Salve! Eila, sono io, Darunia! Grazie per averci aiutato! Hai fatto un ottimo lavoro! Proprio Link, la battuta terra. Ora potrò rimpinzarci di nuovo delle buonissime rocce della caverna dei Dodongo, Sloop! Che impresa incredibile! La gente non ci credeva! Chissà come mai erano apparsi tutti quei Dodongo! E quel grande masso che vedeva entrare nella caverna? Sono sicuro che ci aveva messo quel fuffante di Ganondorf! Eccolo qui! Mi aveva detto, dammi la pietra spirituale e ti aprirò il passaggio. Tu invece hai rischiato la vita per aiutarci. Sai che ti dico? Mi piaci. Perché non diventiamo fratelli di roccia? Sì, dai, vedrai che vedrai, sarà divertente. Ecco, questo sarà il simbolo della nostra amicizia. Oh, finalmente adesso ci dà la pietra spirituale, grazie. Sì! Hai ottenuto il rubino dei Goron! I Goron ti hanno affidato la pietra spirituale del fuoco! Non sai cosa voglio dire con fratelli di roccia, ma ora hai due pietre spirituali, te ne manca solo una! Che quasi questa devo prendere adesso! Fratello, vuoi diventare sempre più forte, non è vero? Allora dovresti andare a trovare la fata radiosa, che vive sul Monte Morte. Vedrai, ti aiuterà a diventare più forte! Sono trovato di no il mio fratello di roccia! Aiuto. Salve. Sì, dai. Diamoci un bel abbraccio da veri Goron. Ecco, bravo, scappa, scappa. Scappa. Aiuto. Questi, mi sa che sono un po' forti da abbracciare questi.